Cari amici di qui Bologna Web TV, buongiorno a tutti, siamo insieme, siamo in un salotto calcistico, manca solo la palla, ma forse la potrei fare io, viste le mie dimensioni. Sono qui con due professionisti dell'istruzione del calcio, dico così, non dico allenatore, perché per riallacciarmi a una vecchia trasmissione che si chiamava Calcio Istruzioni per l'Uso, che facevamo qui Bologna Web TV, dove trasmissione nella quale è stato già ospite uno dei nostri due interlocutori di questa mattina, interlocutori a cui farei volentieri l'assist, anche perché poi se no sembra sempre che il giornalista sia quello che è il più esperto di calcio, gli ospiti ovviamente gentilmente rispondono alle domande ma poi pensano nella loro testa: ma questo che cosa capisce di calcio? Non capisce niente, più o meno siamo messi così. No, scherzo. Cristian Ferrante, credo che ben trovati, ben trovati tutti. Enrico Zaccaroni pure, ciao Diego, ciao Cristian. Stiamo parlando con professionisti del calcio professionistico, costretti in un certo senso a emigrare, a trovare, cioè sono come i Cristoforo Colombo, i Vasco de Gama di una volta, devono andare altrove per trovare la fama. Cristoforo Colombo, sapete bene, italiano, dovete trovare gli sponsor in Spagna. Quindi come mai Cristian Ferrante ed Enrico Zaccaroni hanno trovato terreno fertile a Firenze e a Cesena, tanto per riscaldare l'atmosfera con un tema che potrebbe sembrare polemico, ma noi ovviamente non siamo qui per farla. Chi vuole dei due cominciare? Cominciamo dal professor Cristian. Beh, io a Bologna ho le radici e poi ho sviluppato chiaramente le mie piccole competenze, ma ho avuto anche l'opportunità di lavorare al Bologna per vari anni e quindi mi sono proprio formato totalmente a Bologna. Poi a volte le strade ti portano chiaramente verso altri lidi, dove mi sono trovato molto bene, voi Roma, la Lazio e così come adesso a Firenze. Nulla vieta che un domani ci si possa riavvicinare e ritrovare con il Bologna, che mi ha dato tante soddisfazioni. Ho provato a dare qualcosa a molti di questi prodotti giovani, uno fa caso Adam Masina, attualmente nell'organico, insomma, sta facendo molto bene in prima squadra, così come tanti altri giovani che anche loro poi hanno trovato altre strade, voi Borini, voi Albertazzi e tanti altri giovani che si trovano anche in un panorama calcistico di Lega Pro che non è assolutamente da sminuire. E allora con Enrico allarghiamo il discorso, cioè aggiungo un elemento dopo quello che ha detto Cristian. Esiste quindi una gioventù, tra virgolette, come condizione sociale anche per quello che riguarda il calcio, gli allenatori, eccetera? Non c'è troppa fiducia nei confronti dei giovani? No, c'è fiducia, ultimamente si è aperto un po' questa parentesi di fidenza un po' verso la parte giovanile, sia nell'insegnamento che nel calciatore. Bologna sta dimostrando, come ha detto Cristian, che ha fatto esordire due ragazzi del vivaio e sono diventati tutti e due nazionali under 21, che erano, penso, da 30 anni che non si vedevano, da Roberto Mancini, quindi Masini e Ferrari sono con la nazionale under 21 di Biagio. Per tornare al discorso nostro, Cristian viene da un mondo professionistico, didattico, dedicato veramente ai portieri. Io vengo più dal mondo dilettantistico, dove penso di aver fatto tutte le categorie, dalla promozione fino alla C2 con Cristian Ferrante, un'esperienza molto molto anche divertente, anche gratificante, formativa, perché è stato un anno molto travagliato alla Collegiana con il buon Giorgio Bresciani, per poi solcare, diciamo, tutte le piazze abbastanza importanti qua dell'Emilia Romagna. E ripeto, alla fine il calcio è più spostato in Romagna, quindi se uno vuol fare una carriera un po' più, diciamo, costruttiva, si deve spostare dove il calcio è veramente ancora praticato, che è la nostra Romagna e adesso anche il Piacentino. Bologna, squadra, la città baschettara, tra virgolette, quindi chi vuol fare un po' questo mestiere in un determinato modo deve fare un po' di chilometri. Bene, siamo contenti che Enrico abbia in qualche modo introdotto anche il discorso
della formazione, del discorso formativo. Siamo qui ospiti del Costa We Club e quindi siccome siamo qui per presentare un volume di Christian e di Domenico Mattiaccia, poi ci illustrerai te chi è il tuo compagno di merende. No, di merende no. comunque un volume dedicato alla formazione, appunto. Sì. Alla formazione, e il titolo è già un programma: l'allenamento strutturato nel gioco del calcio e negli sport di squadra. Sono edito da Universitas Studiorum, perché Christian, tu sei anche docente universitario, e quindi ti chiedo intanto che cosa ti ha portato a scrivere, cioè c'è una lacuna da questo punto di vista, avevi bisogno di fissare determinati punti precisi di questo discorso. Esatto, allora qui mancava secondo me un testo di riferimento per noi addetti ai lavori in ambito universitario, chiaramente delle scienze motorie, che trasversalmente coniugasse gli sport di squadra. Quindi a Bologna noi sappiamo, come ha detto Enrico, che è una città molto legata al basket, ma io dico anche alla pallavolo, abbiamo vinto uno scudetto, al rugby in grande crescita e naturalmente anche al calcio. E quindi trasversalmente volevo che i nostri studenti captassero questa trade union tra tutti i vari sport, perché dovessimo naturalmente capire gli aspetti formativi che legano lo sport, quindi a livello di settore giovanile quali sono gli aspetti prima di tutto educativi e poi tecnico-tattici che devono spingere i nostri ragazzi a divertirsi su tutti i campi. Lo sport di squadra naturalmente dà questa grande amicizia, passione e chiaramente cooperazione, collaborazione di intenti, e quindi ho voluto tracciare le linee guida per i nostri studenti affinché avessero una linea che portasse verso chiaramente l'alta specializzazione sportiva. E qui ho trovato un altro ragazzo che come noi si è formato, vive a Bologna, che però lavora a Cesena Calcio, che è appunto il dottor Domenico Mattiaccia, che ha avuto questa esperienza all'estero, prima in Canada, in America e poi 2 anni in Spagna, per come chiedo sempre ai miei ragazzi, confrontarsi con altre realtà, con altri modi di vivere e di interpretare lo sport e il calcio in particolar modo. Lui ha attinto quanto più possibile a piene mani da questa esperienza spagnola, come ho fatto io in altri ambiti, e abbiamo voluto adattarla, no? A quello che è la realtà italiana. Secondo me la grande difficoltà è proprio questa, cioè quello di vedere troppo spesso con gli organi di formazione solo il contenuto, quindi la parte superficiale, e non andare al nocciolo, quindi capire effettivamente quali sono le basi. È bello vedere il calcio del Barcellona, del Bayern Monaco, ma bisogna secondo me fare un passo indietro e capire come si sono formati questi talenti cresciuti chiaramente nel loro settore giovanile, nella loro cantera. E è lì che noi dobbiamo cercare di agire, perché i nostri studenti, i nostri allenatori lavoreranno lì. Io mi auguro un futuro di arrivare anche alla punta dell'iceberg, ma quanti ragazzi naturalmente arriveranno in funzione di quanti invece vengono poi allenati quotidianamente. Quindi per me è determinante saper lavorare bene alla base, e alla base secondo me ci deve essere un pensiero cognitivo. Cioè, troppo spesso lavoriamo sulla situazionalità e basta, ma bisogna invece capire il perché noi vogliamo inserire questi concetti, e quindi da qui allenamento strutturato nasce proprio per cercare di porre delle basi, dei principi che legano naturalmente il gioco del calcio, ma allo stesso tempo trasversalmente ci siamo ritrovati con tanti altri menti pensanti, sempre bolognesi, che allenano ai massimi livelli nel basket, nel volley e anche nel rugby, e quindi abbiamo provato a tracciare un filo conduttore, un percorso. Ecco, è diviso in 3 parti questo libro. Esattamente, la prima parte riguarda, come dicevamo, gli sport di squadra in senso lato, poi c'è una programmazione, quindi questa linea guida dal settore giovanile fino alla prima squadra,
imperniata naturalmente prevalentemente sul calcio, e la terza parte è una parte pratica che però deve essere contestualizzata. Io devo conoscere chi ho di fronte per poi creare questo percorso, quindi prima le basi e poi la effettivamente il contenuto, quindi diventa determinante soprattutto per i laureati in scienze motorie conoscere questo percorso. E qui abbiamo una struttura di altissimo livello basata appunto dalle competenze a 360 gradi di Enrico, che si è formato naturalmente anche lui come prima, diciamo come laureato in scienze motorie, poi come allenatore di alto livello, ma a 360 gradi, quindi anche competenze per quanto riguarda la parte dell'allenamento funzionale e la parte dell'alimentazione e dell'integrazione. Ti chiedo a chi si rivolge in particolare sotto questo aspetto, te lo chiedo, cioè fare l'allenatore di una prima squadra, si dice, si pensa, è diverso che farlo per il settore giovanile. Questo è un manuale che può essere utile sia per gli uni che per gli altri, oppure diciamo bisogna, cioè, detto in altri termini, è per la scuola primaria o è per la scuola, diciamo, il liceo o l'università? Per me è per la scuola, nel senso a 360 gradi, e per me prima ci devono essere delle basi, delle conoscenze trasversali, è come il saper leggere, saper scrivere, poi entro in un mondo che può essere quello del settore giovanile, quello della prima, ma prima ci deve essere un filo conduttore che leghi praticamente dalla prima squadra a caduta tutto il settore giovanile. Questo è quello. Ma l'esempio noi li abbiamo dappertutto, ma non in Italia, cioè noi abbiamo questo filo conduttore che lega tutte le grandi squadre al loro settore giovanile, alla cultura di fare calcio, sport ad altissimo livello. Non cominciò per dire un certo Ajax a fare questo? Assolutamente sì, assolutamente. Il modello Ajax è stato poi portato in Spagna al Barcellona tramite chiaramente Cruyff e poi Rijkaard e tanti altri interpreti che hanno trovato un humus chiaramente pronto per poter applicare determinate idee. La stessa cosa avviene adesso in Inghilterra, che è una cosa che avviene in Germania, in tutti gli altri paesi, Belgio compresi. In Italia abbiamo ancora delle grosse difficoltà, perché secondo me non vediamo ancora questo filo conduttore che è tracciato dal settore giovanile, che è una cultura sportiva. La cultura è chiaramente che deve riportare le persone allo stadio, ad amare lo sport, il calcio in particolar modo, è quello che stiamo facendo, vedendo appunto in prima squadra il Bologna, e spero che presto avvenga anche nel nostro settore giovanile, che è una grande tradizione, è stato un po' abbandonato negli ultimi anni, e anche per questo per esempio Domenico lavora a Cesena, io lavoro alla Fiorentina, Enrico ha lavorato appunto in tante altre poste, ma faccio un esempio anche di altre persone come Andrea Cristi, che lavora con me all'università, anche lui è andato prima a Brescia, ora a Forlì, tutti gente bolognese che mi auguro un domani ci si possa ritrovare ed avere proprio questa cultura anche del territorio, che secondo me è determinante, perché gli allenatori, i tecnici, i preparatori danno il massimo anche soprattutto per la maglia che difendono quotidianamente. Ci sono poi terreni che forse sono più fertili, si usa il termine, c'è più tranquillità, si lavora in maggiore tranquillità, e riusciamo a trasferire questa forma di tranquillità, tra virgolette, che poi è competenza, è professionalità, non è solo tranquillità, anche in sedi, in città, in luoghi dove invece tradizionalmente si vuole tutto e subito? Sì, no, adesso io allenavo in Romagna l'altro anno una Serie D, quindi vengo dalla prima squadra, però il concetto di Christian sta riportando poi la crisi che gravita il calcio italiano, nel senso che se non c'è cultura dall'inizio, diciamo adesso facciamo un progetto, dura 15 anni, il problema è che se dopo 6 mesi non hai dei risultati viene messo in discussione tutto. Io lavorando anche con i miei prodotti nelle squadre lo vedo, lavorano da aziende in un certo momento, poi a un certo punto si basa tutto sul risultato, anche la quotidianità aziendale, quindi ancora non ci siamo. Il discorso che in Romagna sicuramente Cesena ha una scuola abbastanza importante, ma perché? Perché fa grande selezione e va a cercare i ragazzini di 10-12 anni, ma quello che fa anche il Bologna. È ovvio che adesso il Bologna
sta crescendo, secondo me sarà una delle assolutamente delle società più avveniristiche, più importanti per i prossimi 3-4 anni, perché comunque di riferimento, perché comunque c'è un presidente che guarda avanti, può permetterselo, anche solo il concetto della ristrutturazione stadio, tutto non è che ha esitato tanto, in due mesi ha trasformato il Dall'Ara, l'ha già reso molto più carino, meno fatiscente, quello che è. Però tornando alla parte tecnico della cultura calcistica, siamo indietro, non riesco a capire, perché noi siamo ancora alla scuola degli allenatori. Io ho fatto da poco il corso da professionisti con Renzo Olivieri e vengono ancora tutti gli allenatori da tutto il mondo a imparare da noi, però poi noi non trasmettiamo quella cosa che si sta avverando in tutti gli altri stati, cioè la Germania, il Belgio, una nazionale adesso incredibile, il Belgio è grande come la Lombardia e c'è una squadra che è più forte di noi nella nazionale, quindi incredibile. Ma perché? Perché 10 anni fa hanno detto basta, punto zero, ripartiamo, come ha fatto la Francia con l'École de France, come ha fatto la Spagna con il Scuola Barcellona, e si sono messi lì per 7-8 anni, magari hanno sofferto, però adesso sfornano giocatori su giocatori, giovani, nazionale under 21, nazionale under 18, vincono tutti i campionati. Noi siamo assenti. Quasi tutte le manifestazioni. E questo, però, ripeto, non ci qualifichiamo più dicono ancora i mister più bravi, però poi alla fine non è così, perché è cambiato il sistema, e alla fine ancora forse ci crogioliamo di queste cose qua, di questa cultura calcistica, ma secondo me un pelo passata. È cambiato il modo di vedere il calcio, la gente vuole divertirsi allo stadio, non vuole vincere 1-0, ma vuole giocare bene. In Spagna vinci 1-0, giochi male, ti sventolano il fazzoletto bianco. A Roma, se vinci il derby giocando male, sono più contenti. Questa è la differenza. È un discorso abbastanza complesso, quello della cultura sportiva che manca in Italia, quello dell'educazione applicata al calcio in particolare. Cioè, ogni volta che io vedo questi salotti che vengono approntati nel giorno della disgrazia, e vedo dei colleghi anche molto avveduti, molto bravi, anche di grande esperienza, che tirano fuori la mancanza di cultura sportiva, io spengo immediatamente il televisore, perché sinceramente è una forma di ipocrisia che mi sembra enorme. No, sono d'accordissimo con la tua analisi. Il discorso proprio nasce dalla conoscenza, dalle competenze. Quello dei genitori è un capitolo un po' particolare, nel senso che secondo me, io ho lavorato in Federcalcio per 8 anni e avevo proprio questo ruolo di rapportarci tra le scuole calcio, e troppo spesso i genitori erano messi ai margini. Cioè, secondo me devono essere una parte importante, coinvolgerli e soprattutto metterli a conoscenza dei progetti che le società stanno cercando di realizzare, e quindi loro devono sapere che cosa, come in una scuola, i loro figli quotidianamente fanno, e questo è l'aspetto più importante. È chiaro che se noi non abbiamo persone in grado di poter dettare queste linee guida, queste, tra virgolette, trasportare conoscenze, competenze anche soprattutto ai genitori, ai nonni, agli amici che vanno a vedere il proprio figlio, nipote giocare, e come se fossero veramente a scuola, capire in quel momento lì che il ragazzo sta cercando di esprimere ciò che lui sa, e non è un problema l'errore, quindi la cultura dell'errore è determinante. Questa è una cosa molto importante. Il problema è capire a volte come correggere questi errori, noi come istruttori, educatori, e quindi bisogna stimolare i ragazzi a mettersi in discussione, a cercare sempre di trovare nuove strade, ad avere una mente aperta, e quindi questo nasce un discorso di aspetto proprio cognitivo. Per noi il calciatore non è un Superman, e viene allenato spesso troppo l'aspetto fisico a discapito invece delle capacità mentali, cognitive. Quindi io parto da un'analisi proprio del cervello, un po' complessa da capire inizialmente, però poi fa capire come l'allenamento ripetitivo non ha nulla a che fare con l'apprendimento che avviene in gara. Sono due aree completamente diverse del cervello che vengono stimolate, quindi la ripetizione senza la motivazione, senza l'aspetto cognitivo, non, tra virgolette, non aiuta, è una perdita di tempo. Quindi gli aspetti che devono essere stimolati sono soprattutto la presa di decisione, quello che si vede in un giocatore normotipo come potrebbe essere Iniesta, come possono essere tanti giocatori che fanno sempre la scelta giusta, perché di per sé il calcio
è semplice, perché fare un passaggio di 10 metri, di 15 metri non è così complesso, è complesso muoversi e tutti assieme e leggere nello stesso modo quel tipo di giocata. Questo è l'aspetto più complesso, quindi la comunicazione, quindi gli aspetti più importanti sono proprio questi nel settore giovanile, quelli del rapporto con lo spazio, con il tempo e la capacità di prendere delle decisioni che siano a pro naturalmente della squadra, e quindi ci deve essere sempre un progetto che lega i ragazzi in tutte le annate. Questa è la grande difficoltà in Italia, non c'è un collegamento tra i vari allenatori e dove ci si discute, dove si cresce, perché bisogna lavorare in questo modo: prima ci si trova e ci si confronta e poi siamo in grado poi di sapere trasmettere anche queste cose. Bene, allora io concluderei con l'ultima domanda a Enrico qui al Costa We Club. Intanto ti chiedo se leggerai, se sicuramente lo leggerai qui, ecco, ma ti chiedo, ha parlato Christian di come bisogna trasferire nel calciatore un determinato modo di pensare. Io ti chiedo, gli allenatori, sono gli allenatori che stanno crescendo, sono consci di come sia diventato così complesso il loro modo di lavorare, nel senso che forse rispetto a 30 anni fa, a 40 anni fa, dove bastava dire 18 alzati, no, 20 anni fa alzati, scaldati che vai in campo, così adesso l'allenatore moderno deve essere soprattutto applicato al settore giovanile, correggimi se sbaglio, deve essere anche psicologo, deve essere anche uno che sa trattenere, cioè tenere le relazioni, appunto come ha detto Christian, con i genitori, deve essere deve saper parlare, deve sapere creare, no? oltre che organizzare in campo una certa cosa che abbia senso, appunto, e che sviluppi quello che è, appunto, è l'allenamento strutturato, deve essere proprio, deve avere emotivo, che è alla base, cioè secondo noi strutturato è proprio questo, è un aspetto emotivo, e quindi deve nascere dall'istruttore che coinvolga e porti verso di sé naturalmente ragazzi che a volte pensano ad altro, ma in realtà lo sport è divertimento, è gioia, è piacere di stare insieme, quindi deve esserci questa empatia grande tra l'istruttore e i ragazzi, che devono venire al campo motivati per divertirsi, e nulla di meglio che giocare sempre con la palla. Questo è l'aspetto. Troppo spesso vedo invece allenatori che basano troppo su, io vado contro, no? Sai, la mia che idea di laureati in scienze motorie per me non significa farli correre attorno al campo, ma farli percepire, capire, conoscere e giocare naturalmente con questo la palla. Stai toccando un argomento, un nervo scoperto, che era quello, io mi ricordo, ma ti parlo di 30-40 anni fa, il professor Garulli era uno che si arrabbiava in maniera terribile quando gli si diceva della preparazione atletica, cioè di separare la preparazione atletica dalla preparazione tecnica. Sono una cosa unica, non possiamo più tornare ai principi cartesiani del 1600 che separavano la mente dal corpo. La mente è determinante per il corpo e viceversa, quindi è un tutt'uno, e l'uomo è strutturato in tutte le sue parti. Per questo dobbiamo stimolare tutti quanti, soprattutto dal punto di vista emotivo. E devo dire una cosa, Enrico è molto, diciamo così, inserito in questo contesto. Noi già 5-6 anni fa, quando lavoravamo insieme, proponevamo queste cose, ma ancora non c'era questa cultura, perché i ragazzi venivano dal settore giovanile che non avevano ancora questa mentalità aperta per poter creare. Adesso io spero che i nostri giovani siano già un po' più pronti, e degli allenatori di prima squadra come Enrico trovino del materiale umano un po' più pronto dal punto di vista, soprattutto aperto mentalmente, a fare questo tipo di gioco. Quindi, tornando, sono consci gli allenatori di questo? Sono consci, però è diventato
è diventato un mestiere difficile, perché come dici bene te, non è solo questione di fare giocare e fare solo una, un insegnamento tecnico-tattico, ma è la gestione del gruppo che è la cosa più complicata, perché adesso i grandi allenatori che girano in televisione sono soprattutto grandi gestori, grandi manager, vedi Mancini, vedi Mourinho, gestiscono una società con 100 persone, 30 atleti, team manager e quant'altro, preparatori, sono in uno staff di 10-12 persone. Perché? Perché adesso è diventata più difficile la gestione globale che la strutturale del campo, perché quella del campo alla fine la palla è sempre una, le porte sono sempre quelle lì, io dico sempre, quindi non è cambiato niente, è cambiata un po' la visione anche esterna, e questa è un po' la difficoltà che dei ragazzi, quando gli viene data poi una squadra in affidamento, cos'è che hanno? Partono con le loro belle idee, come dice Christian, che è quella che loro eticamente vogliono fare, poi dopo si ritrovano magari con un presidente, un direttore che è la quarta, la quinta di campionato, se non hai fatto 8 punti ti mettono in discussione, perché alla fine conta il risultato. Finché siamo con questo argomento qua, abbiamo parlato noi tre di belle cose, ma alla fine stringiamo, lo fai in Spagna, lo fai in Belgio, lo fai in Olanda, lo fai in Germania, è quotidianità, qui da noi è poesia, qui da noi è poesia. Bene, allora a me ha incuriosito molto l'allenamento strutturato nel gioco del calcio e negli sport di squadra, Cristian Ferrante, Domenico Mattiaccia, 25 euro, edito da Universitas Studiorum, la papera non potevo evitare di farla, ci sarebbero 250, siete consci che ci sarebbero 250 argomenti che si aprono dal fatto, dai luoghi comuni, l'allenatore, in Italia si pensa solo alla tattica eccetera eccetera, ma concludiamo qui la nostra conversazione, anche perché sennò teniamo banco per almeno una giornata, ci vorrebbe un seminario, no? Per un argomento. Noi sempre, almeno da parte mia, sempre disponibili quando vorrete, sarà un piacere essere ancora con voi. E sarà un piacere anche nostro.